Buongiorno, lei è la signora? Passacaldi. Docente di? Italiano come lingua seconda. In particolare sono coordinatrice didattica dei centri di alfabetizzazione del Comune di Firenze. Allora, il nome del suo progetto, il titolo del suo progetto? La rete dei centri di alfabetizzazione del Comune di Firenze. Ce lo racconta un po'? Sì. Il progetto dei centri di alfabetizzazione nasce nel 2000 da un progetto sperimentale, diventa un progetto a sistema, nasce da un protocollo d'intesa tra l'assessorato alla pubblica istruzione, il provveditorato agli studi e i dirigenti delle scuole del Comune di Firenze. Si articola in 3 centri di alfabetizzazione rivolti all'italiano come lingua seconda per gli alunni stranieri iscritti alle scuole dell'obbligo di tutto il territorio firentino. Esistono 3 centri a Firenze, che sono il centro Ulisse, che copre il quartiere 1, il quartiere 2 e una parte del quartiere 3, il centro Giuffà, che copre l'altra parte del quartiere 3 e il quartiere 4, e il centro Gandhi, il quartiere 5. I centri si rivolgono ad alunni di tutte le nazionalità che non sono italofoni, la cui competenza di italiano nelle due può andare dal livello prebasico, dal livello 0 fino al livello B1. E gli alunni frequentano i centri in orario scolastico, con laboratori linguistici, composti da alunni per omogeneità di competenza curriculare e competenza linguistica in italiano come lingua seconda. Il nostro progetto funziona dal 2000 in maniera eccellente perché abbiamo avuto un aumento esponenziale di partecipazione degli alunni di tutte le scuole. Il successo del progetto nasce dal fatto che è un progetto nella scuola, radicato dentro la scuola e composto da alunni, da docenti della scuola curriculare, docenti facilitatori esperti in italiano come lingua seconda, coordinatori didattico-pedagogici, mediatori linguistico-culturali e dirigenti delle scuole che naturalmente monitorano il progetto. E quali sono gli strumenti che usate per la didattica delle L2? Allora, gli strumenti che noi usiamo sono strumenti naturalmente innovativi, sono strumenti legati al metodo umanistico-affettivo, alla non frontalità, quindi nei nostri laboratori si lavora senza cattedra, si lavora con banchi mobili. Quindi, diciamo, una sorta di didattica destrutturata dal punto di vista proprio della logistica. Assolutamente, lavoriamo in cooperative learning, usiamo tecniche didattiche che mettono al centro l'apprendente. Utilizzate anche strumenti digitali? Usiamo le glottotecnologie, sì, usiamo le glottotecnologie con le quali riusciamo a coinvolgere gli alunni compatibilmente poi alle risorse che loro possono rimettere in gioco con quello che loro hanno a scuola. Certo. Quindi purtroppo non in tutte le scuole sono dotati degli stessi strumenti e quindi noi cerchiamo di stimolarli ad usarli almeno certo. Quando vengono al centro. Quello che si può fare si fa. Certo. Una cosa che le è piaciuta molto del suo progetto? Un punto di forza particolarmente... Allora, il punto di forza secondo me è che siamo entrati nelle scuole come soggetti esterni, perché comunque siamo degli esperti che non siamo dipendenti della scuola, siamo personale esperto, che però è riuscito negli anni a lavorare in maniera complementare e progressiva insieme alla scuola. E questo credo che per la scuola italiana sia una grande risorsa. E una cosa che invece le piacerebbe migliorare? Indovinatelo, il problema delle risorse. Che purtroppo sono andate diminuendo e non aumentando, mettendo a dura prova il progetto, oltre che noi lavoratori, ma il progetto stesso dei centri, perché chiaramente la qualità non si identifica sempre con la ristrettezza di risorse. Un'ultima domanda, il suo progetto in uno slogan? La scuola per tutti, la scuola uguale per tutti. Grazie mille. Grazie a voi.